buongiorno a tutti. Iniziamo, anche se qualche collega mi ha chiamato e sta arrivando, proprio per rispetto dei presenti, abbiamo già sforato di mezz'ora, quindi iniziamo. C'è l'amico Iannozzi che sta arrivando, no, insomma, poi prenderà il materiale. Ma buongiorno a tutti a nome dell'amministrazione comunale. E oggi presentiamo il programma della stagione estiva e vorrei fare subito un riferimento che per la prima volta, quando si presenta il programma, abbiamo tutte le prologo, quindi la prologo di Lavigno presente, la prologo di Anzio, l'amico anche Patrizio Colantuono. Quest'anno, per il primo anno, dopo 12 anni, abbandoniamo il marchio di Anzio Estate Blu. Su volontà precisa, diciamo, dell'assessore qui presente Laura Nolfi, si è data una nuova immagine alla stagione estiva, diversa, nuova, colorata, per ripartire, diciamo, in un modo diverso e per di fatto cambiare un pochino l'immagine, diciamo, della città. Sempre su iniziativa dell'assessorato, oggi tutte le realtà, compresi soprattutto gli amici del Palio del Mare, che sabato e domenica saranno impegnatissimi con l'evento che ormai è diventato un punto fermo del programma della stagione estiva, quindi siamo tutti insieme per presentare la stagione estiva. Un nuovo marchio, dicevamo, coloratissimo, ci abbiamo lavorato una settimana, cambiamo completamente, diciamo, rispetto al passato, nuovi colori, una nuova immagine che ricorda molto una grafica degli anni 70, che era l'epoca d'oro della città, no? E abbiamo cercato comunque di far rivivere quegli anni anche attraverso l'immagine e tutto quello che stiamo facendo. Ci sarà un palco di Villatele completamente rinnovato, con un'immagine che riprenderà quella che stiamo vedendo oggi qui. Sforzi anche saranno fatti in Piazza Garibaldi, un investimento complessivo del 40% in meno rispetto agli anni passati per organizzare la stagione estiva. Artisti comunque di alto livello, un lavoro di squadra fatto insieme agli amici presenti, il delegato allo sport Villaci, al turismo e allo spettacolo Luciano Bruschini, l'assessore Nolfi, un lavoro fatto insieme anche ad altri consiglieri comunali e insieme a tutte le realtà del territorio, per un programma, diciamo, che noi riteniamo possa andare incontro a quello che è il gradimento del pubblico. Per la prima volta saluto anche con piacere la prologo di Lavigno, che in genere è dell'amico presidente Pietro Di Dionisio, che loro sono sempre un pochino di confine, invece è qui presente, è autonomo, invece è qui presente anche lui insieme a Mammola e a Colantuono, ha raccolto, diciamo, l'invito dell'amministrazione e all'interno della cartellina c'è tutto, diciamo. E cedo la parola adesso all'assessore Nolfi per un discorso generale su quello che è stato la stagione estiva, quello che è il programma della stagione estiva. Grazie Bruno, buongiorno a tutti e benvenuti in questa location. Sono contenta di avere qua, sarò ripetitiva rispetto alle parole dell'amico e collega dottor Parente, che tendo a ringraziare in primis perché ha fatto veramente un ottimo lavoro e ha capito qual era l'intenzione dell'amministrazione e ci ha aiutato affinché il nostro obiettivo fosse raggiunto, cioè l'obiettivo di avere unità. Unità che è rappresentata anche qua oggi dalla prologo città di Anzio, alla prologo di Lavigno, al Museo dello Sbarco, al Palio del Mare. Siamo un'unica realtà e il fatto di essere qui tutti insieme oggi ce lo dimostra. Abbiamo un programma estivo, Anzio Summertime, è un programma che riguarda gli eventi fatti, che verranno comunque fatti a Piazza Garibaldi, a Piazza Pia e al splendido Teatro di Villatele. Non siamo riusciti a mettere gli eventi, ecco, ad esempio, che verranno fatti a Lavigno, perché comunque sarebbe stato un cartellone enorme e poco gestibile anche a livello cartaceo. Però abbiamo fatto un lavoro di squadra anche con loro e ci tengo comunque a ringraziare e a sottolineare questo. Abbiamo combaciato le varie date in maniera tale che una volta si va alla Vigna, una volta si sta in piazza, insomma, per riuscire poi a portare più gente e per dare diversità anche nei contenuti. Una diversità che ci ha visti insieme al delegato allo spettacolo e al turismo e allo sport, che ci ha visti impegnatissimi in questi mesi, perché comunque abbiamo fatto un lavoro di squadra che ci ha consentito di stilare questo programma. Un programma che va dai bambini, quindi abbiamo dato spazio anche a realtà familiari, come uno spettacolo della Disney, a uno spettacolo di magia,
come lo spazio dello spettacolo che, di cui poi vi illustrerà tutto il delegato, allo sport, e soprattutto abbiamo cercato di cambiare un po' il senso della cultura. Perché? Perché comunque abbiamo contestualizzato all'interno di un cartellone dove a volte allegorico, a volte comico, a volte di spessore musicale, abbiamo incastrato degli eventi culturali che a mio avviso danno importanza sia al territorio ma sia alle compagnie stesse che lavorano affinché la cultura venga espressa in maniera e in forme diverse. Vi faccio alcuni esempi perché ci tengo in maniera particolare. Ringrazio anche l'amico Santucci che è qui, che collabora da anni nella realtà di Anzio e ama Anzio come tutti i cittadini e veramente lo dimostra tutti gli anni e collabora in senso pieno con noi. Faremo al Parco Archeologico, che è una location meravigliosa che tutti conosciamo, il processo a Nerone, il processo a Caligola, e quest'anno ci sarà delle nuove letture che prese Cesare, quindi inizieremo con Anzio e l'Impero, Cesare, e prese proprio dalle letture di Shakespeare. Dal parco archeologico, quindi in una location dove c'è veramente la storia di Anzio e quindi ha contato non so quante presenze l'anno scorso, persone in piedi, quindi è stato un successone e abbiamo avuto un riscontro anche di turisti, quindi lì c'è il coinvolgimento non solo della nostra popolazione ma anche degli stessi turisti. Passeremo poi a Villa Adele per dei spettacoli di lirica, dei spettacoli di uno spettacolo che personalmente ho visto, sono andata a vedere a Roma, Salomè, è un'opera internazionale che comunque sono veramente orgogliosa di portare nella cornice di Villa Adele, perché è uno spettacolo lirico coreutico che è ispirato al capolavoro di Oscar Wilde, è una bella scenografia, un bel modo di portare la cultura di personaggi, di letteratura, di lirica, di musica all'interno comunque delle nostre case, perché poi fondamentalmente questo è, perché anche l'impatto della stessa grafica, scusate, spazio da un argomento all'altro perché gli argomenti sono tanti, è proprio di entrare all'interno anche delle stesse case a livello visivo e di riuscire a portare questo tipo di cultura. Abbiamo cercato anche di invogliare le associazioni a fare dei prezzi più accessibili, alcuni spettacoli saranno gratuiti e ci saranno anche spettacoli dettati dal principio della beneficenza, che penso sia fondamentale. Sul discorso della beneficenza, la Prologo di Anzio ha portato insieme all'amministrazione comunale delle serate anche riguardanti un bambino del nostro territorio, quindi la vita vista secondo questo bambino, anche per far rendere conto ai più piccoli di quelle che sono le difficoltà dei bambini non fortunati come loro, quindi è un po' spazia veramente dalla cultura allo spettacolo, al sociale stesso, eccetera. Io non mi vorrei dilungare più di tanto, ho... Oggi c'è anche il loro stagione di Anzio. Volevo infatti spostarmi nell'inizio che riguarderà il Palio del Mare e vi parleranno loro, che è la quarta edizione ed è comunque ormai è diventato un colossal della nostra città e siamo orgogliosi di questo perché è un indotto turistico altissimo. Avremo una rassegna cinematografica fantastica allo stesso livello, sempre nell'area del Parco Archeologico, a cura del collaboratore Patrizio Colantuono, che ha fatto uno splendido lavoro, è comunque la nostra città vista ai tempi, quindi comunque è un po' un excursus storico anche della nostra Anzio. Avremo il 12 un importante evento e volevo ringraziare anche il consigliere comunale Veria Fontana per la collaborazione e il sindaco per la collaborazione del tutto l'anno innocenziano. Il 12 sarà una giornata secondo me insomma bellissima per la nostra città. E passiamo anche all'aspetto giovanile, ma giovanile nel senso che abbiamo accontentato i più piccoli, i più grandi con dei spettacoli che vi ripeto illustrerà poi il delegato, ma abbiamo anche raccolto parte della gioventù che a volte si sente esclusa, da sfilate di moda alle finali regionali di Miss Italia, sempre per un discorso turistico, a feste
Festival Canori, a dei talent, i talent show comunque mettono in evidenza anche le capacità artistiche dei giovani del nostro territorio, che sono loro che vanno incentivati, e soprattutto abbiamo visto che nell'arco degli anni hanno avuto un riscontro anche al di fuori delle mura di Anzio. Abbiamo delle compagnie teatrali comiche che prima di entrare ci hanno fatto fare una risata, nel senso che mi hanno detto di introdurre il premio a chi fa più ingressi, quindi ci hanno detto ci hanno detto di introdurre il premio a chi fa più ingressi. Io spero di non essermi dimenticato nessuno, più che altro perché mi dispiacerebbe di questo. Nel frattempo, se mi viene qualcosa in mente, semmai intervengo dopo, però adesso... veramente grazie agli uffici che hanno collaborato e grazie veramente alla città, perché l'abbiamo sentita anche nonostante le difficoltà dei giorni d'oggi molto vicina, e questo rispetto agli altri anni ho sentito un calore diverso, una collaborazione soprattutto diversa. Abbiamo spalancato davvero le porte dell'assessorato alla città, ci ha risposto bene e siamo, personalmente sono orgogliosa e fiera di avere questo ruolo, perché è stato soprattutto quest'anno duro stilare un calendario, ma al compimento abbiamo veramente degli ottimi risultati, quindi grazie veramente a tutti per la collaborazione. Colgo io l'occasione anche per ringraziare il collega Aurelio Troghini, no, che da 2 mesi si è trovato, diciamo, a gestire questo settore a livello tecnico, e diciamo, abbiamo collaborato insieme all'assessore, insieme ai delegati, e si è dato molto da fare per fare in modo di mettere in piedi il programma, e veramente va ringraziato, anche perché per lui è stata la prima esperienza, perché è preso anche da altri incarichi all'interno della struttura. Prima di passare la parola, diciamo, al delegato Bruschini, volevo anche soffermarmi, visto che vedo Augusto Mammola, su 2 importanti avvenimenti enogastronomici: uno che è il padellone, chiaramente, che si riconferma, diciamo, anche quest'anno, e l'altro che è organizzato dalla Proloco, e l'altro è la Sagra della Tendina, sulla quale abbiamo avuto proprio in queste ore un invito importante, che speriamo a livello di stampa si possa confermare nei prossimi giorni, a presentare la documentazione presso l'Expo di Milano, dove praticamente ai primi di agosto ci dovrebbe essere una giornata nel Salone Food, diciamo, dedicata proprio alla Tendina di Anzio. Questa adesso è una cosa che sta emergendo, e noi avremo la Sagra della Tendina a settembre, e speriamo di concludere anche questo tipo di iniziativa e questa esperienza, che dovrebbe vederci protagonisti a Milano i primi di agosto. Adesso passiamo la parola al delegato Bruschini per quanto riguarda gli spettacoli. Grazie. Anch'io partirei subito dai ringraziamenti prima, perché vorrei ringraziare tanto la segreteria del sindaco, la persona di Bruno Marelli, per tutto il lavoro che è stato fatto. Poi vorrei ringraziare anche gli uffici Sport e Turismo, Spettacolo e Cultura, perché a parte sono uffici rinnovati delle persone, dove adesso si respira, lasciatemelo dire, un po' di aria nuova, fatta di educazione innanzitutto, di rispetto, e si lavora con il sorriso, cosa che prima era difficile da vedere. Detto questo, partirei subito nel presentare un po' il programma, non ce la faccio a farlo tutto, perché vorrei essere anche molto breve per lasciare poi la parola a Massimiliano. Dunque, abbiamo cercato di fare un programma molto di qualità, e cercando anche di risparmiare economicamente. Quindi ci sono alcuni nomi, da Marco Masini, da Battista, Mogol Migardi, poi ci sarà anche Luca Barbarossa il 14 agosto in piazza, poi ci sarà Maurizio Mattioli con il Conte Tacchia, e poi, perché no, anche Carta Bianca, che presenta com'è? Tanto per campare. E poi ci saranno tante altre belle manifestazioni, ma qualcuna importante mi sfugge. Edoardo Vianella, Vilma Goic, insomma, tanti altri spettacoli. E con tutte queste persone, questi personaggi, diciamo, con un risparmio del 40% rispetto all'anno scorso sui costi, e questo non è poco, insomma. Io per il momento. Okay, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti, continuerei con
ringraziamenti a tutti quanti, però già come hanno fatto i miei colleghi, che hanno ringraziato le persone giuste. Sono fatto un programma credo importante anche sullo sport. Abbiamo fatto già in questi giorni, abbiamo premiato come sportivo dell'anno Franco Casolari, qualcuno di voi stava qui, dopo tre Olimpiadi a livello con il baseball, credo che era doveroso dare un premio a Franco, e infatti è stata una manifestazione che ha intervenuto molto bella. Faremo in questi giorni, volevamo accontentare tutti, ma purtroppo le risorse sono quelle che sono. Abbiamo cercato di stringere determinate cose. Da venerdì avremo il campione del mondo di MMA, che sono arti marziali, in piazza a fare delle dimostrazioni. Avremo successivamente dimostrazioni di box. Avremo in questo periodo, da qui a dicembre, lo sport ha cercato di portare avanti un programma ampio. La cosa che ci tengo, che forse ancora non è uscito pubblicamente, l'anno scorso Lanzio Caccio ha fatto 90 anni di storia. Io quest'anno, che serviamo al 91esimo anno, mi sono preso l'impegno e ho stanziato una piccola risorsa per fare questa festa. Credo che il calcio pure in questi anni, con tutte queste difficoltà, era giusto e doveroso per Franco Pizzaro, che conosce tutti, come presidente dell'Lanzio, dopo 26 anni che fa sacrifici, facciamo una festa proprio della società, e ci tenevo veramente. Faremo a livello di piscina il torneo Massimo Bruschini, faremo una cosa importante per il rugby, tutti i quarantenni, sono diversi anni, quindi cerchiamo di fare spazio a 360 gradi sullo sport. Ringrazio tanto Laura, Bruno e Luciano, che in questo periodo sono veramente dati da fare, lo dico perché lavorando non ho avuto tanto tempo, però hanno seguito al 100% queste iniziative, hanno fatto un programma, veramente ci hanno lavorato 10-12 ore al giorno, quindi tanti sacrifici, e questo ci tengo a dirlo perché delle volte ci sono delle cose che sono più importanti anche della politica. Si è creato un gruppo bello, l'amministrazione si è ricompattata e cercheremo tutti insieme di portare avanti il nome della cittadinanza che rappresentiamo nel miglior modo possibile. Io vi ringrazio di essere intervenuti e do la parola al mio amico Bruno, che come sempre è stato l'artefice dei punti strategici. Sì, adesso passiamo alla... Sì, volevo soltanto dire una cosa, sì, perché poi il delegato allo sport insieme al delegato allo spettacolo e anche insieme a me abbiamo deciso, come tutti gli anni, non è una cosa scontata, però le associazioni che fanno parte del territorio, soprattutto le scuole di danza che ospitano i nostri bambini, no? Non è una cosa scontata che le amministrazioni diano le strutture, diano il personale, diano i servizi a titolo gratuito, con un piccolo sacrificio, però l'abbiamo fatto. Quindi un ringraziamento anche a Massimo, che si è adoperato per questo, perché comunque è stata data la possibilità a 6 scuole di danza, tutte quelle che ci hanno fatto la richiesta poi, di poter usufruire gratuitamente del nostro teatro per fare il saggio di fine anno. Può sembrare una cosa così, però con le difficoltà con l'amministrazione a livello economico, no? Devo affrontare quotidianamente, sono dei costi ed è importante ricordare questo, perché ovunque si fanno pagare le strutture, anzi ancora consentiamo ai nostri piccolini di ballare gratuitamente. Ecco, tutto qua, è una cosa che ci teneva a sottolineare. Passare la parola a Graziosi come presidente del Podio Marco, informazioni tecniche, è stato fatto anche uno sforzo, diciamo, dal punto di vista del marketing, saranno stampati 20.000 di questi pieghevoli che verranno distribuiti su tutto il territorio e anche nei comuni limitrofi, è stato fatto un altro sforzo per organizzare per la vendita dei biglietti, quindi si è passati dalle ricevitorie e quant'altro invece a dei punti gestiti direttamente dall'ente, quindi ad Anzio Centro avremo il box office praticamente che sta in Piazza Pia, ci sarà la collaborazione della Proloco Città di Anzio per quanto riguarda
la diffusione, diciamo, di biglietti e di informazioni. A Lavigno ci sarà il box office della Prologo di Lavigno Mare in Piazza Lavigna. Abbiamo collaborato e collaboriamo anche con Nettuno sul lungomare Matteotti, dove anche lì ci sarà a disposizione il programma di Anzio e tutti i vari biglietti per chi dovrà acquistare, diciamo, biglietti. Quindi ci sono riferimenti di cellulari, di siti internet, c'è una comunicazione forte a livello, diciamo, mediatico, sia su Facebook sia sui vari siti, diciamo, che sono collegati comunque con la realtà comunale. Quindi è stato fatto molto anche da un punto di vista di investimento, diciamo, in questa immagine, sempre con risorse molto, comunque molto limitate. Adesso passiamo la parola al Presidente del Palio del Mare, Angelo Graziosi. Ringrazio tutti, per non fare e ripetermi sempre per quanto riguarda i ringraziamenti, faccio un saluto generale a Bruno, che è stato il nostro punto di forza in tutta questa organizzazione, visto che siamo riusciti ad arrivare e a riorganizzare per la quarta volta, quindi per il quarto anno consecutivo, questo evento che per noi ormai ce lo siamo messo addosso e lo portiamo avanti, e cerchiamo di trovare anche supporto nei giovani per portare e far continuare questo evento, che spero che andrà avanti il più possibile. Ma soprattutto quest'anno è importante il Palio del Mare, perché c'è il 400° anniversario dell'anno innocenziano, quindi della nascita di Papa Innocenzo XII, che appunto Bruno con tutto il suo entourage sono riusciti a organizzare l'evento del 12 luglio ad Anzio, quindi la benedizione dei naviganti e lo scoprimento del busto bronzeo sulla piazza, oltre che lo scoprimento del quadro che il nostro concittadino Massarelli ci presenterà all'interno della chiesa. È un evento molto importante, dove sarà presente il Cardinale Ravasi, che appunto benedirà sia i naviganti, tutte le imbarcazioni, grazie al supporto dei circoli velici che faranno da cornice alla discesa del Cardinale sul peschereccio, e girerà tutto il porto, quindi benedirà tutte le imbarcazioni. Con un corteo organizzeremo dalla Capitaneria di Porto fino alla chiesa, con le rappresentanze principali, quindi del Palio del Mare, della Lega Marinara e della Confraternita, che saranno la cornice appunto di questo evento, che ci sarà domenica 12 dalle 9 fino verso le 13, insomma. Questo per quanto riguarda l'approccio e il collegamento che c'è stato in più all'organizzazione del Palio del Mare, perché noi abbiamo voluto che questo si rendesse a conoscenza di tutta la cittadinanza che il Palio del Mare è soprattutto una iniziativa non folcloristica, ma soprattutto culturale, per far conoscere appunto la storia dal 1700 in poi, da dove poi il Papa Innocenzo ci donò il nuovo porto, e quindi noi da questo ci siamo arroccati per creare appunto questo corteo storico, questa rievocazione storica che quest'anno, grazie al supporto di tutti i miei collaboratori, siamo arrivati, insomma, quasi a Dama, come si dice, calcolando che stiamo ancora lavorando giorno e notte per stare dietro a 200 figuranti, che non è poco, e quindi tutti i costumi dell'epoca con tutte le problematiche che ci sono dietro. Quindi vi dirò in due parole, per essere breve, quello che sarà e sarà ripetuto più o meno quello che abbiamo fatto l'altro anno, quindi il primo corteo che partirà da Villa Sarza, che comprende tutti i popolani del posto, quelli che poi andranno ad incontrare il Papa davanti al municipio, inizieranno alle ore 21. Alle ore 22 partirà il secondo corteo da Villa Adele, che sarebbe il corteo che il Papa ha formato per venire ad Anzio e quindi per posare la prima pietra ad Anzio, dove ci saranno tutti gli ufficiali e tutta la Lega Marinara, che sono coloro che in grosso modo sono quelli che lo salvarono dal naufragio, dove lui, diciamo, prese riferimento per poi accontentare questi pescatori, per avere poi una loro identità e una loro proseguimento nella costruzione del punto del porto, e quindi del centro di Anzio. Da lì poi partirà il corteo generale dal comune, dove passerà per tutte le vie del porto fino alla Capitaneria di Porto, dove noi stiamo allestendo, grazie alla nostra regista
ministra Regolanti, che sta organizzando un po' tutto, perché da soli non possiamo fare tutto questo, per quanto riguarda appunto il momento clou, che sarebbe quello dell'incontro del Papa con gli architetti sul Molo, per far vedere, far conoscere alla gente quello che fece nel 1700 il Papa, e insomma stiamo mettendolo in campo, in scena, diciamo. Tutto questo fino poi alla conseguenza corteo finale che arriverà sulla piazza per donare, per dare al parroco il palio, per tenerlo la notte tra il sabato e la domenica fino al giorno dopo, dove poi la domenica sarà la giornata sportiva, dove entreranno in campo i circoli e tutti gli equipaggi, e quindi sono altre 60 persone oltre le 180 che gestiranno tutta la parte sportiva. Il palio della domenica partirà alle ore 16:30 con l'appuntamento degli equipaggi sul Molo davanti al ristorante Romolo. Si avvieranno verso la punta del Molo, dove più o meno ci sarà la partenza, quindi alle 17 ci sarà la partenza, dove noi abbiamo messo anche a disposizione dell'imbarcazione, sempre grazie ai circoli velici, quindi lancette, motoscafi, gommoni, per portare appunto i villeggianti, i cittadini e tutti gli amici che vogliono, i turisti che vogliono partecipare proprio in prima persona sul campo di regata. Quindi abbiamo messo queste imbarcazioni a disposizione a livello gratuito per fargli vedere proprio la regata dal vivo sul campo di regata. E dopodiché ci sarà il rientro con i vincitori, ci sarà la banda musicale che ci aspetterà, faremo un corteo fino a Piazza Garibaldi, dove all'interno della piazza faremo le presentazioni. Volevo far presente una cosa, che quest'anno inoltre al Palio del Mare, insieme al Palio del Mare, nella stessa giornata ci sarà la mattina una regata che è organizzata dall'associazione Pungolo d'Oro. Per quanto riguarda una regata sotto il nome del comandante Monicat, ci sarà appunto questa regata che si interromperà 2-3 ore prima del palio, però verranno premiati i vincitori di questa regata all'interno della premiazione che noi faremo a Piazza Garibaldi. Quindi abbiamo dato spazio anche a questi amici che portano avanti questo discorso, per far conoscere anche questa storia del nostro navigatore, che ha percorso in lungo e largo tutto il mondo. Quindi mi sembra di non essermi dimenticato di niente a livello proprio generale, ringraziando tutti i miei collaboratori, Circoli, De Grené, che il nostro responsabile tecnico purtroppo oggi stava a Roma, non poteva essere presente. Volevo far spiegare tecnicamente due parole da Melissa, la parte un po' più tecnica e organizzativa per quanto riguarda questo corteo. Per compensare sarò brevissima. No, allora, no, volevo solo porre l'accento sulla questione. Lui ha definito la manifestazione una cosa culturale. Allora, io volevo, soprattutto culturale, volevo andare nello specifico e dirvi perché. Perché coinvolge l'aspetto, non solo, coinvolge diversi aspetti, che sono quello storico, quello civico, quello sportivo e quello religioso. È importante mettere in comunicazione questi ambiti della vita, perché il Palio del Mare vuole rievocare la storia per mettere a conoscenza proprio i cittadini di Anzio, da dove veniamo. Padre Francesco Trani, nostro stimatissimo parroco e amatissimo parroco, pone appunto l'accento sul fatto che Anzio ha un'origine papalina, cioè grazie al naufragio e quindi grazie alla sventura riesce invece a rinascere dopo gli antichi fasti dell'antica Anzio, dei voci dell'impero romano. Quindi questo aspetto storico è giusto che venga messo a conoscenza di tutti i cittadini e possano tutti quanti appunto sapere quali sono le nostre origini. Poi c'è l'aspetto religioso, che ci spiega anche l'origine del culto di Sant'Antonio d'Anzio, che è il nostro patrono, che è un santo molto sentito, molto venerato da noi, e dobbiamo, il Padre del Mare ci offre l'occasione di scoprirne il perché. L'aspetto civico invece è quello che coinvolge appunto le autorità civili, militari, la capitaneria di porto, l'amministrazione comunale, i circoli velici e tutte le attività, diciamo così, civili della nostra città. E poi c'è l'aspetto anche l'aspetto civico religioso, che è quello che ha fatto entusiasmare Padre Francesco di questo progetto, che è quello di mettere in contatto i cittadini delle diverse
zone, dei diversi quartieri di Anzio, che spesso noi sappiamo non sono molto in contatto tra di loro. Cioè la realtà di Anzio Centro ha i suoi usi e costumi, la realtà di, per dirne una, Lido dei Pini Sacida, Falasche, Anzio Colonia, spesso intorno alle parrocchie del nostro territorio si stabiliscono delle piccole civiltà, no? Delle piccole usanze che spesso non sono in contatto. Ecco, il Palio del Mare fa in modo che i cittadini che rappresentano i propri quartieri all'interno del corteo possano entrare in relazione tra di loro. E quindi concludo con quello che è, diciamo così, la descrizione sintetica del corteo, che è proprio quella di far partecipare cittadini appartenenti alla loro sotto-realtà, diciamo così, di zona dei nostri quartieri, e farli partecipare in comunicazione con gli altri a comporre tutto il corteo che rappresenta i 9 quartieri, gli ufficiali della Guardia Pontificia, i pescatori della Lega Marinara come diretti discendenti dei pescatori che hanno salvato la vita in Vincenzo XII, e farli tutti collaborare all'interno di questa grande rievocazione storica, gioiosa, con una, come dire, con una aura religiosa, civile, e che non può che non avere risonanza dal punto di vista turistico e assolutamente culturale. Non aggiungerei altro. Bravo. Grazie a voi. Volevo dire, inciso, che l'ultima notizia che ci è arrivata oggi, abbiamo contattato, come dicevo prima, la RAI Televisione Italiana, come livello di RAI 3, perché vogliamo far uscire questa iniziativa a fuori dal comune, vogliamo pubblicizzarla e quindi farla conoscere fuori Anzio, e quasi sicuramente dopodomani ci diranno sicuramente che una truppa verrà ad Anzio per fare la ripresa di questo evento, che poi sarà presente nel culturale del DG3. Bene, io invece colgo l'occasione, perché ascoltando Melissa c'è praticamente il senso dell'anno innocenziano, e sentendo oggi lei e pensando a questi 3 mesi, alle polemiche, agli accesso agli atti, a tutto quello che è capitato intorno a una statua dedicata al Papa, che fondamentalmente oggi ha ricostruito, ha dato la nuova vita della città, e ci mettiamo tutto quanto alle spalle. Alcune notizie tecniche: la statua è stata finita proprio ieri, quindi adesso sta riposando a Firenze in una fonderia, un'antica fonderia di Firenze. La prossima settimana i mezzi del comune l'andranno a prendere e cominceremo il lavoro, diciamo, di calarla sul basamento che è stato costruito, è stato predisposto in questi giorni, in un'area del centro storico che è stata completamente risistemata, e quindi diventerà il 12 luglio una giornata fondamentale, importante, che si ricorderà nei prossimi decenni per la città, perché abbiamo avuto chiaramente il saluto del Papa e la benedizione del Papa per l'anno innocenziano, abbiamo l'onore di ospitare Anzio il Cardinal Ravasi. Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente il lavoro fatto dal consigliere Veglia Fontana insieme al sindaco per quanto riguarda l'anno innocenziano, che è stato un lavoro importante. Colgo l'occasione a nome del sindaco per ringraziare padre Francesco Trani, che è stato, diciamo, l'ispiratore dell'anno innocenziano, è colui che ha voluto insieme al sindaco celebrare in questo modo il 400° anniversario dell'anno innocenziano. E quindi ci mettiamo alle spalle tutte queste polemiche rispetto alla statua, ai costi, a chi era lo scultore, a chi era il direttore dei lavori. È stato fatto tutto con una trasparenza e con un risparmio per le casse del comune che veramente non ha precedenti da un punto di vista di gestione per quanto riguarda questo tipo di settore. Ringraziamo anche Massarelli, che ha citato sempre Angelo Graziosi, ci tengo a dirlo, perché Massarelli ha lavorato 2 mesi a un quadro che donerà alla città di Anzio, il quadro di Papa Innocenzo XII, che sarà donato alla città di Anzio, che qui vediamo, diciamo, in un piccolo frammento praticamente di questo quadro, perché verrà scoperto all'interno della chiesa. Questa è una parte del quadro che ha fatto Massarelli, che verrà poi scoperto in chiesa da padre Francesco e dal cardinale Ravasi, e successivamente il lunedì sarà montato per sempre a Villa Sarsina, e tutti i cittadini avranno la possibilità di ammirarlo. Ringraziamo Massarelli, che si è preoccupato anche di mettere la cornice intorno al quadro, quindi ha fatto un regalo diciamo alla città, e quindi questo qui oggi penso sia il caso di rimarcarlo pubblicamente. A questo punto il consigliere Bruschini voleva fare delle precisazioni. No, soltanto non dimenticatevi di dire che domani sera comunque ci sarà un concerto col Moreno, e anche questo è un concerto a scopo benefico. Il ricavato servirà per comprare poi un'autoambulanza.
casa per i bambini. E poi per concludere, domenica scorsa con i festeggiamenti del Santo Patrono, Sant'Antonio, la serata è stata alleviata da l'orchestra che ha concluso con un concerto che è stato molto apprezzato da tutti. Grazie. Sì, io sono. No, volevo sottolineare che sta facendo Luciano che il 2 luglio è a scopo benefico, si farà questo concerto allo stadio di Baseball e quindi chiediamo la cittadinanza di stare vicino a questo evento proprio perché è uno scopo importante donare la vicinanza al nostro soldato. Questo è importante. Quanto ci riguarda? L'assessore, sì, l'ultimo ringraziamento è all'assessore attività produttive che insieme all'amica Barone Maria Teresa hanno organizzato una notte bianca, quindi anche per i commercianti ci saranno altre iniziative, quindi però un ringraziamento visto che Maria Teresa poi è presente, è un'amica oltre che insomma collabora in questa notte bianca, è l'assessore all'attività produttive Bianchi. Un ringraziamento sentito di cuore, ma penso da parte di tutti e tre, al sindaco che ci ha dato e ci rinnova quotidianamente una fiducia che condivide con noi tutti i passaggi che facciamo, anche che poi soprattutto quest'anno questo cartellone, ecco, ci tengo a sottolinearlo, è stato anche condiviso con parecchi consiglieri comunali che ringrazio perché ci hanno aiutato, hanno apportato anche loro un po' del loro contributo, quindi ringrazio loro e ringrazio il sindaco perché condivide e ci dà comunque dei consigli utili affinché tutto si svolga sempre al meglio, quindi il ringraziamento più sentito va a lui da parte mia.